Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale e benvenuti in questa nuovissima live. Ragazzi, oggi siamo qui dopo aver giocato veramente abbastanza tempo, cioè tanto tempo. Abbiamo fatto 17 puntate su Judgment, che mi è piaciuto, vabbè l'avete visto, mi è piaciuto veramente tantissimo. Bello, bello, bello. Ma ragazzi, non vedevo l'ora di finirlo in realtà solo e soltanto per cominciare la nostra avventura su Dragon's Dogma 2. Io, come vi dico sempre, ve l'ho detto anche quando l'hanno annunciato, io ho giocato il primo Dragon's Dogma, però per computer. È stato uno dei pochissimi giochi che ho giocato al computer. Non mi ricordo neanche per quale motivo, forse semplicemente perché l'avevo trovato facilmente per PC, non l'avevo pagato molto e quindi l'avevo giocato lì. Così come per esempio ai tempi ho giocato lì The Witcher 1. Quindi comunque al PC ci ho sempre giocato. E mi dispiace un po' non avere il salvataggio, perché chiaramente al PC, avendo cambiato computer, non ho più nulla. E questo è stato per me un duro colpo, perché oggi mi sono resa conto che, per quanto io il gioco me lo ricordi abbastanza bene, non mi ricordo minimamente la scelta che feci nel mio finale, perché ci sono tipo 4 finali, se non mi ricordo male, e tutti abbastanza diversi. Ma ragazzi, ho provato a ricordarmelo più e più volte, ma niente, non c'è stato verso, quindi se avessi avuto ancora il salvataggio avrei ricaricato e avrei capito. Purtroppo non mi è stato possibile, però ragazzi, non demordiamo, non mi dispero, perché secondo me questa avventura sarà abbastanza lontana, diciamo, da quello che è stato il primo Dragon's Dogma. Vedremo, lo scopriremo insieme, quindi iniziamo. Io ho creato insieme a voi la protagonista qualche tempo fa su YouTube e oggi ho creato la mia pedina. Quindi vediamo un po' di caricarli. La convinzione e la volontà umana arrivata alla sua più grande potenza. Quindi in qualche modo devo poter importare i miei personaggi, ora cerchiamo di capire come. Attenzione. Gentili ospiti, posso avere la vostra attenzione? Il nostro Vermont ha sofferto troppo a lungo, senza un vero monarca a guidare la nazione e il suo popolo. Sono passati decenni da quando l'ultimo sovrano, Erland, sedette sul trono del drago. Abbiamo sopportato a lungo, ma non è stato invano. Finalmente l'era dei governatori è giunta al termine. Finalmente possiamo celebrare il ritorno del nostro legittimo sire. Il ritorno del nostro sovrano. Attenzione. Incredibile, che lineamenti maestosi. Vostra Maestà, avete la mia lealtà eterna. Vostra Maestà, quanto ho aspettato questo momento. Non ditemi che sono proprio io. Che se così mi aspettavo l'attenzione alla... Vabbè che ancora non sa che sono una donna, giusto? Ancora non me l'ha fatto mettere il personaggio. Guardate! Di fronte a voi siede il legittimo erede del trono del drago, scelto dal drago stesso come nemico. Ragazzi, piccola chicca, diciamo, per chi di voi magari non ha giocato il primo Dragon's Dogma. Il protagonista, o la protagonista nel primo Dragon's Dogma, si ritrova a fronteggiare un drago che, anziché uccidere, gli strapperà tipo il cuore dal petto e lo mangerà. Quindi noi per tutto il primo Dragon's Dogma viviamo ma senza cuore. Questo perché il drago ci ha scelto come Arisen.
Ecco perché adesso ha detto scelto dal drago, probabilmente c'è questo stesso rimando. Vediamo, lo scopriamo insieme. Guardate e gioite, la sorte ci ha finalmente portato chi ci salverà. Si è resa lode perché solo la sua guida ci può mostrare la giusta via. Lode a Sua Maestà. Che tutti i presenti giurino fedeltà al sovrano, uniti nella speranza che il suo regno non abbia mai fine. Lunga vita al sovrano di Vermont. Lunga vita a Sua Maestà. Ecco, si è fermato il tempo. Che pensi di sconfiggere il drago? Se vuoi contemplare il vero aspetto di questo mondo, abbandona la tua ragione. Disfati del tuo cuore e della tua vita. Ti chiedo di dar prova della tua volontà, poiché solo la tua ambizione può alterare l'inesorabile corso del fato. Quindi qua non è il drago che ce lo tira via, ma lo dobbiamo strappare da soli. Sito di scavo. Bene, sono le pedine queste. Allora, quale di voi era? Su, via, non siete timidi. Devo solo registrare il tuo nome e la tua faccia. Dai, fatti avanti. Ecco, qui normalmente avremmo creato il nostro personaggio, ragazzi, ovviamente. Noi l'abbiamo già fatto perché, come vi dissi, io la demo la scaricai e personalizzai il mio personaggio. Vuoi usare i dati del personaggio esistenti per creare la Risen? Ovviamente sì, ragazzi, l'abbiamo già fatta. Eccola qua. Femminile, umana, mago, anche se non mi piaceva per niente il vestiario, però. Io l'unica cosa che voglio sistemare un attimo, se me lo fa fare, ma io volevo fare un'altra cosa, aspettate. Ecco, corporatura. Ecco, perché era troppo alta, raga. Io la voglio fare me, cioè voglio fare che sia me, e quindi mi ero dimenticata di dare l'altezza. Ci dovremmo essere. Sì. Equipaggio, così la vediamo col vestiario. Bene. Ci può stare. Vamonos, ragazzi. Perché ho il soprannome Nick, raga? Assolutamente no. Questa cosa del soprannome mi ha abbastanza infastidito, perché non posso scriverlo io. Devo scegliere tra quelli che ci sono. E mi dà molto fastidio questa cosa. Gli devo dare tipo un cognome, Auburn Earth. Magari la chiamiamo Cuore. Dai. Età, voglio la mia, quindi... non esageriamo. Voglio la mia, raga. 27. Haven't hurt. C'è posta. Vai. Sì, ci sono un botto di opzioni. Esatto, Fabi. Mi piace quel tuo sguardo. È stranamente sfrontato per una pedina. Peccato che io non sono una pedina. Me la fa scegliere adesso? Molti della tua specie hanno gli occhi spenti, come quelli dei cadaveri. Forse è normale, in fondo tornate dalla morte. C'è qualcosa di diverso in te, però. Che tu temi il sonno eterno come i mortali? Non preoccuparti, 3 giorni qua e implorerai il dolce abbraccio della morte. Venite, idioti incapaci. Quindi nel gioco... Ecco, raga, meno male che gli ho sistemato la corporatura. Si nota un sacco. Si nota un sacco, meno male che gliel'ho sistemata, raga. Ragazzi, ho fatto bene anche a farle le braccine un po' più grosse, perché io obiettivamente ho le braccia un po' più grosse rispetto al resto. Le gambe, dai, tutto sommato vanno bene. Non sono mai convinta al 100% del mio personaggio finché non lo vedo in game. Tutto sommato, raga, ci sta. Attenzione. Adesso avrò il modo di vedere il mondo come lo vedi tu. Esatto. Ragazzi, questo posto si chiama Il Buco. E mentre nel primo Dragon's Dogma eravamo un personaggio normale, qua ci ha chiamato pedine. Come se noi in primis fossimo qui delle pedine. Che fai, fannullona? Muoviti.
Adesso che hai recuperato Metal Gear, tipo... Ah, stai parlando con Fabiana, sì. Le ferite vi fanno male, vi prego, non sforzatevi troppo. Bene. Non dovreste trovarvi qui, è un luogo disumano, oltre ogni modo, ove persino noi pedine ci riduciamo allo stremo delle forze. Non dovreste far arrabbiare la guardia, andiamo. Oh... Quindi vi stavo dicendo che qui, rispetto al primo Dragon's Dogma, siamo una pedina. Invece noi le pedine nel primo gioco le conosciamo come compagne di squadra, ecco. Noi siamo una persona normale, non siamo una pedina. Lo diventiamo, diciamo, diventiamo un corpo senza cuore quando il drago ce lo strappa. È tempo di mettersi al lavoro. Io vi sto seguendo, sto facendo quello che mi dite di fare. Risveglio in prigione, solleva un masso. Dove lo trovo? Bene, io le lascio... Vai, la vuoi dove sei tu? Te la lascio qui vicino? Toh, bella questa pietra. Ecco. Ora è contento. La prossima cosa che dobbiamo fare è... Cos'è questo trambusto? Forse dovremmo investigare. Andiamo. Quel masso è più grande di te, vero? Corri! Corri! Aiuto! Aiuto! Ricordiamoci, raga, che noi siamo maghi, eh? Ecco, raga, prima creatura, una bella medusa. Bella, eh? Oddio mio. No, quella dannata cosa si è risvegliata. Dovete sconfiggerla anche a costo delle vostre vite. Come fai a sconfiggere qualcosa che ti pietrifica all'istante? Portatemi immediatamente fuori di qui. E ora? Oh, prendi il tuo bastone, vai. La mia maga elfa. Pensaci tu, ditemi comandi però per cortesia. Saetta magica. Vai. Se tengo premuto che succede? Aiuto, mentre recitate un incantesimo siete vulnerabili, fate attenzione. Ok, la sta facendo. Sollievo. Sicura. Forza. Ma io quasi quasi di nuovo una bella fiammata. Bruciala. Bene, bene, bene. Nostro primo boss. È abbastanza semplice, devo dire. Beh, è solo scappata, raga. Scappa finché sei in tempo. Dopotutto il tuo compito ti sta aspettando. Non puoi indugiare qua per sempre. Ecco. Hai perso la memoria. Senza dubbio è opera di una maledizione nefasta, ma non preoccuparti. Ti basta soltanto credere nel tuo destino, Arisen. Inquietante, molto. Maledizione, quella maledetta creatura è scappata. Ehi, voi, tornate subito qui. Seguiteli, veloci. No, scappiamo. Quale seguiteli? Da questa parte, Arisen. Si fugge, si fugge. Hai respinto la bestia. Dai, se scappa. Fuggi. Vai. Nessuno riuscirebbe a sopravvivere a una caduta da così in alto, neanche una pedina.
Grifone. Non startene con le mani in mano, abbattilo. Ciao ciao. Ora va, anima perduta. Impara tutto ciò che puoi su questo mondo che è tuo dovere proteggere. Bene. Brividini, ragazzi. Non ho capito però l'unica cosa. Questo personaggio che è venuto con noi dovrebbe essere la nostra, il nostro aiutante. Ma io ho creato anche la pedina mia. Quindi anche quella dovrebbe farmela scegliere. Bene, vediamo dove me la sta portando. Sembra proprio una fiaba per bambini. No, raga, il grifone. Allora, per me la cosa bella di Dragon's Dogma è che trasuda fantasy, GDR da tutti i punti di vista, quindi lo aspettavo molto. E ripeto, Dragon's Dogma insieme a Dragon Age sono stati i primi giochi fantasy di cui mi sia mai appassionata, ecco. Bene, benissimo. Vediamo dove siamo finiti. No, povero grifone. Alzati. Ragazzi, i denti li hanno fatti troppo brutti in questo gioco. Oddio. Non avvicinatevi a Risen. Gliel'ha detto, eh. Non preoccupatevi per me. Anche se verrò inghiottito dagli Abyssus, non perirò. Non molto distante da qui c'è una pietra conosciuta come pietra della faglia. Vi prego di cercarla. Se siete davvero la Risen, allora le nostre strade si incroceranno sicuramente di nuovo. Ecco con che scusa mi fanno scegliere la pedina, perché la mia muore, quindi devi andare alla pietra per ricrearla, probabilmente. Tutto bene, cosa è successo? Ecco, attenzione a questi personaggi. Sono brutti perché non c'era il dentifricio. Un grifone appare un momento e cade quello dopo, e ora sei davanti a me. Eri tu, sul dorso del grifone? È un miracolo che tu sia viva. Vieni con me alla fortezza, cureremo le tue ferite mentre ci racconti cosa è successo. Bene, un assaggio di libertà. Hai spezzato le catene e sei fuggito dalla schiavitù. Bene, salve. Io lo lascerei stare, il povero grifone, poverino, guardatelo. Era gigante. Povero cucciolo, che fine che ha fatto. Segui Justin. Seguiamolo. Siamo arrivati. Bene, conosciamo qualche personaggio, va? Welcome, Arisen. Vi do il benvenuto, Arisen. Noi pedine abbiamo atteso a lungo la vostra venuta. Cosa succede? Le pedine si inginocchiano dinanzi a te senza indugio, ma quindi... No, non puoi essere la Arisen. Cercate la pietra della faglia, vero? Possiamo portarvici. Prego, da questa parte. Ecco la pietra. Ora prendiamo la nostra pedina. Quella di fronte a voi è una pietra della faglia.
È un portale che noi della Legione delle Pedine possiamo attraversare per entrare in questo mondo. Ragazzi, io ho attivato anche l'online, quindi io potrei anche reclutare le vostre pedine. Evocate pure la vostra pedina, vi basta raffigurare nella vostra mente il fedele servitore che volete che vi assista. Buonasera Chris, benvenuto. Ragazzi, io, come vi dicevo, la mia pedina ovviamente l'ho già creata, quindi ce l'abbiamo già, è pronta. Ovviamente la importiamo. Guardate il mio guerriero, raga. Il mio guerriero conferma tutto. L'ho chiamato Regal Ace. Ah? Guardate che bello maccione. Beh, confermiamolo. Ovviamente io l'ho già creato, quindi so già che mi piace. Questo ovviamente è anche per ridurre i tempi di live. Ma è Jon Snow, è vero. In parte ci assomiglia. Guardate che figo. La mia pedina. Mi ha giurato fedeltà con questo gesto, ragazzi. Noi pedine veniamo spesso definite nomadi perché vaghiamo tra i vari mondi a cui siamo connesse. Ah, ragazzi, io sono 1,60 m, la mia pedina è 1,85 m, quindi faremo molto ridere di postaglio e olio. Io non faccio eccezione, le mie esperienze in questi altri mondi vi saranno senza dubbio d'aiuto nel vostro viaggio. È un onore per me accompagnarvi come fedele pedina, sarò felice di usare le conoscenze che acquisirò per guidarvi. Grazie, Regal. Hai evocato una pedina proprio davanti ai miei occhi. Quindi tu saresti la Risen? Strano, pensavo che la Risen fosse la capitale. Di sicuro può esserci solo una Risen, no? Ma tutto questo va al di là della mia comprensione. Chris dice ora muore male, non ho giocato il gioco, lo sto dicendo a caso. Vabbè, zitto che non sai niente. Sì, ragazzi, adesso gli diremo tutto il tempo che non sa niente. Dovevo chiamarlo Snow. Il capo delle guardie saprebbe di certo cosa fare, ma purtroppo ora non c'è. Immagino che dovremo tenerci le altre domande per quando sarà tornato. Fino ad allora fai pure quel che ti pare. Bene, hai perso la memoria? Magari potresti recarti a Melv, allora. È stata attaccata dal drago non molto tempo fa. Melv. La Risen dovrebbe avere un legame profondo con il drago. Se lo sei davvero, forse laggiù ti tornerà in mente qualcosa di importante. Bene, ragazzi. Avamposto della guardia di confine, accampamento settentrionale. Quoto che cade dal dirupo. Bene, le pietre della faia. Toccando una pietra della faia, gli Arisen possono raggiungere il ponte tra i mondi che moltissime pedine attraversano quando viaggiano attraverso la faia. Così facendo, essi hanno la possibilità di evocare delle pedine che corrispondono ai criteri desiderati. Queste ultime non saliranno di livello mentre ti accompagnano, perciò dopo un po' potresti doverne soldare nuove di supporto. Vabbè, ma io ho la mia. Io non voglio cedere la mia. Salve Arisen, chiedete pure qualsiasi cosa vogliate sapere, vi risponderò nei limiti del possibile. Parlami delle pedine. Veniamo spesso chiamati nomadi, nati in altri mondi e giungiamo qui per mezzo delle pietre, per aiutarvi, Arisen. Tuttavia non posso parlare della nostra vera natura poiché non ne sono a conoscenza. Nessuno di noi lo è, non ne abbiamo bisogno, seguiamo semplicemente gli ordini. Parlami della faia. La faia connette questo mondo e innumerevoli altri attraverso i portali. Sfruttando il loro potere siamo entrati in questo mondo. Una volta compiuta la nostra missione torneremo ai nostri nel medesimo modo. Buonasera, Rogiason. Benvenuto. Benvenuto. Di dove sei? Sono di Catania. Però vivo a Cagliari. È solo una pedina, non ha fatto nulla di male. Le pedine meritano bullismo. No, poverino. Parlami della Risen. È il nome dato ai prescelti del fato, coloro destinati a comandare la legione delle pedine e a proteggere il mondo dalla minaccia del drago. Sì, ragazzi, diciamo che nella leggenda la Risen è colui che sconfigge il drago. Anche se avete perso la memoria, temo che non possiate sfuggire al vostro destino. Molto bene, possa la fortuna assistervi nel vostro cammino, Risen. Grazie, grazie. Volevo vedere la mia pedina, volevo mettermi a fianco alla mia pedina. Eccolo, Regal. Guardate che sono carini. Ecco. E non si nota così tanto la differenza di altezza, ragazzi. Lei dovrebbe essere 1,60 e lui 1,85. Sinceramente non è tanto rispettata, secondo me. Vabbè che lui è un po' piegato, li dovremmo vedere tutti e due in piedi. Vabbè, lei è ancora vestita di stracci, cerchiamo di capire. Andiamo di qua. Qui si dorme. Come posso addestrare le reclute? Mi addormento ovunque. Salutiamolo. Scusami, ma ho del lavoro da fare. Scusami, non volevo disturbarti. Qua c'è il nostro regalo. Ma quanto è figo, raga. Vabbè, non è consigliabile fare affidamento solo sui salvataggi automatici. Faresti meglio riposare nelle locande a intervalli regolari se desideri avere dei dati salvati affidabili. Vabbè, ragazzi, io essendo in live, cioè, salverò
sul momento. Bene, vediamo qui. Questo è per Poi there. riposare, no? E You non see volevo no riposare time. adesso. Stanotte Tell you puoi what, rimanere you can gratuitamente, da stay here domani però mi tonight free aspetto of del charge. denaro. Sì. Say, there's no I being armed is you should Va stop bene, by the tanto io inn devo in farmi Elvis if you have maga, chance. quindi. No, well, we must Riposa. rest, though the sun is still Dobbiamo up. riposare anche se il sole è ancora alto nel cielo. E vabbè, perché è venuta dalla prigione. Cristo dice, va, curcati. Regal, nuovo livello. Anche la mia pedina è aumentata di livello. Non ti voglio, ho già Regal che mi aiuta. Usciamo da qui. Beh, mi fanno Hey uscire all, adesso? you a Salve, siete soldier? una soldatessa? Se non lo siete, è I'd be incredibile che siete surprised to ancora see you tutta intera. arrive in one piece Vedete, at orde that. di mostri infestano Thought we'd like quest'area to start ultimamente. Abbiamo sending dovuto out iniziare a new mandare le troops. nuove leve a Is that occuparsene. so? Davvero? E chi è andato laggiù? Lachlan. Lachlan, ma Oh, I penso dare che se la say. caverà. I Già, expect he anch'io. Allora, chi è will. stato mandato da quella Accardo. parte? Accardo, ad Acknowledge, essere sir? onesti, sir, sono un po' I'm a little preoccupato per what? lui. Weren't Cosa? our Non news sono state reports avvistate limited dalle here? arpie in Not quell'area. Quel coming out of ragazzino these non riuscirà a bushes on his cavarsela da own? solo This contro is quelle the first I'm bestiacce. hearing of it. Non ne sapevo niente, accidenti. Fine. Andrei in suo aiuto, ma I non want to possiamo go to his abbandonare la cellar. nostra posizione. You seem Sentite, voi stout. sembrate Would avere you un be cuore willing to impavido. go Che in ne our direste di stead? andare al posto This nostro? isn't Non è far. lontano, è Only a giusto short qualche way passo out dalla from porta Main Gang. principale, You've my ragazzi. thanks. And Accardo's as Ovviamente well, I'm accettiamo. sure. Ve ne sono grato, sono sicuro che anche Accardo lo sarà. Le arpie, ragazzi. Ecco, puoi mettere in evidenza una delle missioni in corso, impostandola come principale. Se sai già dove devi andare, comparirà un segnalino. Inoltre, se una delle tue pedine è al corrente di come vada affrontata, potrà guidartici. Ciò accadrà però solo se l'hai impostata come missione principale. Alcune missioni proseguono col passare del tempo, anche se la Risen non si adopera per completarle. Accettare troppe missioni in una volta significa correre il rischio di non poter agire in tempo. Ragazzi, questo è importantissimo. Questa è una cosa che da non sottovalutare. Prendete Dragon's Dogma come un roleplay, cioè, se nella realtà vi dicono che delle arpie stanno attaccando un ragazzino e voi non ci andate, il ragazzino morirà. Quindi non prendete mai tutte le missioni insieme, questo vi sto dicendo, perché poi quelle che riuscite a fare, bene, riuscite a dare il vostro contributo, quelle che lasciate da parte potranno risolversi in maniera disastrosa. Quindi attenzione alle missioni che accettiamo. Ecco. Dov'è? Accettare troppe missioni significa correre il rischio di non poter agire in tempo, il che può portare a risvolti indesiderati. Cerca di tenere a mente il fattore tempo quando scegli di cosa occuparti o se accettare nuove missioni. Sì, ragazzi, io ci voglio andare, sinceramente, dal ragazzo, lo voglio aiutare. Ormai sono andata così io, senza niente. Vabbè, ho la mia pedina, ragazzi, non mi serve altro. Ci sono quattro ordini che la Risen può impartire alle pedine per dire loro cosa fare e il loro effetto varia a seconda della situazione. Per esempio, uno stesso comando impartito durante uno scontro non ha lo stesso effetto di quando viene usato al di fuori. Il modo migliore per capire come funzionano è osservare come le pedine reagiscono a ciascun ordine in diverse situazioni. Avanti! Quest'ordine spinge le pedine ad agire a distanza dalla Risen. In battaglia ciò corrisponde a sparpagliarsi. Questo perché, ragazzi, potete avere più di una pedina in realtà. Si può usare anche per chiedere aiuto. Ok, a me, quest'ordine comanda le pedine affinché si avvicinino alla Risen. In combattimento fa sì che le pedine lottino al fianco della Risen. Alt, quest'ordine comanda le pedine di restare dove sono affinché non viene dato loro un altro ordine. Durante uno scontro le pedine reagiranno smettendo di attaccare, concentrandosi invece sull'aiutare la Risen in maniera indiretta. Aiuto, quest'ordine fa sì che le pedine diano la precedenza ad azioni di supporto, cura e It's a recupero. glad thing we rested when we Chi è che did. mi sta attaccando? Ah, ecco. Ma c'abbiamo pure un'altra persona che ci sta aiutando, però. Ma io vado col fuoco, scusa. Brucialo. Forza. Ok. Aiutiamo Regal. Regal se la cava, eh. Bravo, Regal. Ottimo. Nuovo livello. Ottimo, bene. Gli sei dando il 5, che carini! No, che cute, ragazzi, sono dati il 5. Vabbè, sbrighiamoci perché il nostro Accardo ci sta aspettando, raga. Io vado. Ho paura che finisce male il signor Accardo. Ma quelle sono arpie, mi sa. Io però voglio andare da Accardo. Ecco. No, l'hanno preso, è lui! Non lo so. Vai. La sta prendendo già in realtà. Però finché non scendono.
Lasciate stare Regal. E sarà lui a Cardo, raga. Però il rombo non era qui, era più lontano. Ah, ha curato anche Regal. Ma la starà colpendo? Forza. Guarda, bruciamola e non se ne parla più. Ok. L'altra. Nuovo livello, è morta. Perfetto, ci aveva pensato Regal. Accardo, sei vivo? Sì, è Accardo, ragazzi, sì. Quella era l'ultima? Vi ringrazio, non sarei mai riuscito a sconfiggere quelle creature senza il vostro aiuto. Mi sono appena arruolato e quando ho pensato che questa potesse essere la mia fine, sono rimasto paralizzato. Mi avete salvato, ma non potrò sempre affidarmi alla sorte. Dovrò allenarmi di più, finché non sarò sicuro di poter combattere contro queste bestie da solo. Penso sia meglio che torni a fare rapporto, ma riferirò sicuramente ai miei superiori della vostra buona azione. Spero di rivedervi presto. Bene, bene. Sarà meglio fare rapporto. Rango aumentato. Fai rapporto a Phil. Breve ma intenso, purtroppo non posso fare tardi. Buon divertimento, Sabri, buonanotte a tutti. Grazie di essere passato, Chris. Allora, eccomi tornata. Grazie per aver salvato Accardo, è stato un sollievo vederlo tornare sano e salvo. Concordo, quel poveraccio non sarebbe tornato a casa se non fosse stato per il vostro intervento. Era ancora troppo presto per mandarlo sul campo di battaglia, penso che su questo siamo tutti d'accordo. Prolungheremo il suo addestramento, i nostri istruttori sono ben noti per preparare le reclute a tutto con dei regimi estenuanti. A proposito di regimi estenuanti, devo ammettere di essere quasi sul punto di chiedervi di unirvi a noi. Avremmo bisogno di qualcuno con la vostra esperienza. Hai fatto rapporto a Phil. Io volevo andare alla pietra. Missione compiuta, una recluta sventurata. Siamo a corto di tutto, dalle provviste ai materiali per armi e armature. Con tutti i mostri che si aggirano per le strade negli ultimi tempi abbiamo avuto difficoltà a procurarci il necessario. Ho mandato Marcus a prendere ciò di cui avevamo bisogno, ma ho appena ricontrollato e temo che la lista che gli ho dato fosse incompleta. Cosa ne dite? Posso chiedervi di fare questa commissione per me? Ovviamente vi ricompenserò. Ezzi, io accetto, onestamente al momento accetto tutto. Tenete, portate questa lista di rifornimenti aggiuntivi a Marcus, dovrebbe trovarsi da qualche parte a nord di qui. Portategli l'appunto e lui si occuperà del resto. Sì, e io un attimino non vorrei fare questa cosa, ma voglio tornare alla pietra, voglio vedere se posso reclutare le vostre pedine. Allora, come faccio, Kane? Faccio esamina? Sì, cerca una pedina. Kane, dimmi il nome della tua pedina che la cerchiamo. Vedi le pedine degli amici. Wow, attenzione. Nome utente, ecco, così vedo di chi è. Kane, è la tua a livello 37, grande, ti ho trovato. Evoca. Eccola, e ci parliamo. Che bella che è. Correrò ad aiutarvi nel momento del bisogno, contate su di me. Bene, è una curativa. Sì che la recluto, costa pure zero. Sì, tutto quello che vuoi. Le specializzazioni sono le abilità ottenibili soltanto dalle pedine, non è detto che siano benefiche. Eh beh, certo, con un po' di pazienza, cura e giocando d'anticipo le specializzazioni possono essere molto utili. Se vuoi che la tua pedina impari una specializzazione, potrebbe essere utile far fare le amicizie con persone di attitudini e tratti diversi. Prima o poi queste amicizie daranno senza dubbio alla tua pedina l'opportunità di acquisire una specializzazione. Ciascuna pedina può avere una sola specializzazione alla volta, impararne una nuova farà sì che si rimpiazzi la precedente. Ok, ti è possibile dare alla tua pedina principale una missione da completare? No, bellissimo. Cioè io mando la mia pedina a fare qualcosa, stupendo. Puoi decidere sia cosa debba fare, sia il premio che la Risen ha soldato. Le missioni delle pedine sono ottime opportunità per guadagnare oggetti e insegne delle pedine, perciò cerca di fare in modo che la tua pedina venga reclutata il più spesso possibile. Sì ragazzi, reclutate anche la mia pedina ovviamente. Quando imposti il premio che la Risen che ha reclutato la tua pedina riceverà al completamento della missione, puoi scegliere oggetti specifici o impostare una somma di denaro. Ok, in più puoi anche indicare degli oggetti che desideri e offrire in cambio una ricompensa per gli altri Risen. L'oggetto congeta, aggiunge i preferiti. Ok, Kane, così ce l'abbiamo proprio.
conversa. È il momento della giornata in cui le città risuonano con i rumori della vita quotidiana. Vabbè ragazzi, adesso dovrebbe essere con noi, usciamo. Quelle degli amici costano zero, ottimo. Guardate che bellina, è bellissima la tua maga, Kane. Guardatela che bella, sì sì, un'ottima compagna di viaggio, grazie. Anche perché non mi ha tolto il mio, ovviamente, il mio regalo c'è sempre. Come funzionano le missioni? Cerca Marcus. A nord dell'accampamento. Indeed, you are correct. Io non lo vedo, Marco. Marcus? Ah, eccolo. Con questo abbiamo tutto, avete fatto un ottimo lavoro, devo essere onesto. Avete bisogno di qualcosa? Attenzione, cose da consegnare, vai, effettua la consegna. Questo è da parte di Sir Geoffrey, vero? Diamo un'occhiata. Vuole anche queste cose, eh? Pensavo di aver finito. Perché devo fare tutto questo lavoro da solo? Ho già un sacco di roba da portare. Voi non avete nulla per le mani. Occupatevi di questa lista al posto mio. Fate in fretta, devo tornare all'accampamento il prima possibile. Ecco, perfetto. Ti è possibile combinare due materiali per creare un nuovo oggetto. Per farlo puoi selezionare le due componenti da te. Oppure puoi scegliere una combinazione già usata in passato. Puoi anche scegliere se prendere nella borsa della Risen o da una di quelle delle pedine. Ok. Cosa vuole? Esattamente? Procurati dei tuberi e degli infusi medicinali. Sì. Io so giusto dove trovarli. Ragazzi, è bellissimo che anche la pedina di Kane stia interloquendo con noi. Vi mostro la strada, padrona. Certo, ti seguo, Tethys. Una guida è più che benvenuta, così non ci perderemo. Ragazzi, quanto è bella l'interazione con le pedine. Ricordiamoci che sono personaggi creati da noi. Quindi, boh, io adoro queste cose, ragazzi. Io sono troppo contenta di poter giocare a questo titolo. Sì, ti sto seguendo, cara. Erba pura. Devo cercare qui? Mi stai dicendo questo? Guarda qua cosa c'è. Tantissime cose. Uva. Erba di campo. Non fa, perché anche qui non posso fare niente. Infusi il Grey combinando i materiali. Però non ho comunque tre tuberi. Al di là di quello che stai dicendo tu, non ho comunque i tre tuberi. Se faccio combina con la frutta, uno, crea un infuso. Facciamo un altro. Quindi i due infusi medicinali che ci ha richiesto ce li abbiamo. Ci manca comunque un tubero. Quello è il problema. Non lo abbiamo. Ne abbiamo due anziché tre. Shall we report our results? Hai ottenuto i tuberi e gli infusi medicinali. Ma come? Ma com'è possibile che ne avevo solo due? Vabbè raga. Effetto la consegna, non è selezionato. Ma non me lo fa Ah, così, e dillo. Ah, lo vedi? Così. A uno glielo devi dare. Io non l'avevo capito, raga. Grazie, Kane. Prendete questo per il disturbo. Ecco, perché avevo, raga, due tuberi normali e un tubero nobile. Quindi vale per tre tuberi. Ecco perché stavo impazzendo tre ore girando. In realtà li avevo già raccolti tutti, vabbè. Bene, missione secondaria completata, raga. Hai dato le provviste a Marcus. Adesso direi che col tempo che c'è rimasto proviamo a farci almeno un'altra principale. Torna a fare rapporto a Geoffrey. È giusto anche che le meccaniche le imparo da sola, ecco, devo capirle anche io ancora. Ok, bene, siamo tornati all'accampamento. Oh, vedi lei come mi guida? È molto utile la tua pedina, Tethys, eh? Molto. Grazie per aver portato la lista a Marcus al posto mio. A quanto ho sentito lo avete aiutato a trovare tutto, spero non vi sia stato di troppo disturbo. In ogni caso il vostro aiuto è prezioso, spero di poter contare ancora su di voi. Oh, nel frattempo abbiamo fatto anche un livello, alla grande. Mi fa uscire adesso? Vediamo. Sì, adesso posso uscire. Ottimo. Volevo arrivare almeno a Melbu, raga. Eccoci, guardate. Cittadina distrutta dal drago, eccola qui.
Melv, forte bruciato dal fuoco del drago. Troppo gentile, Nick. Anche tu, Roger, sono troppo gentile, raga. Grazie. Hai raggiunto Melv, così questa è Melv. Le cicatrici lasciate dall'assalto del drago sono ben visibili. E beh, raga, è distrutta completamente. Magari camminare per le strade del villaggio vi aiuterà a recuperare la memoria. Quando la Risen appare, così fa anche il drago. È una verità immutabile di questo mondo. Certo, avete ragione. Vedete, ragazzi, come dialogano tra di loro le pedine? Bellissima questa cosa. Troppo, troppo bella. Qua abbiamo un personaggio, raga. Attenzione. Miserevole Arisen. Ci parla. Mi devo preoccupare? Attenzione. Imprigionata da una terribile maledizione e privata dalla memoria. Ragazzi, questa è lore. Attenzione, eh. Quindi imprigionata da una terribile maledizione privata della memoria. Quindi stiamo scoprendo di più stasera. Il nostro personaggio è stato maledetto. E non si ricorda più di essere la Risen. È stato quel mago dagli occhi bianchi che ce lo ha rivelato. Attenzione. Hai dimenticato il tuo destino, il tuo compito? Ken dice, Sabri è bravissima e seria, merita sicuramente di avere un grosso seguito. Siete troppo gentili, ragazzi, grazie di cuore per le vostre parole, veramente. Lei continua ad avere sti mal di testa. È una sventura, ma ciò non ti libererà dal tuo destino. Aia. Il cuore. Eccola, raga, quella che ha colpito il grifone. Bene. Mi devo preoccupare? Raga, il drago? Stiamo vedendo quando ha distrutto Melv, probabilmente. Eh sì. La comando io, raga. Attenzione. Lo devo immaginare come un flashback. Attenzione. Vabbè, non gli faccio niente, raghi. Non gli faccio assolutissimamente niente. La prendo con le zampe. Impalamento. Vabbè, tipo attacco pesante. Stiamo assaggiando un po' il guerriero. Hai recuperato i ricordi di quando hai ottenuto il titolo di Arisen. Attenzione, raga. È un nostro ricordo questo. Oh oh. Oddio. Ovviamente ci prende il cuore. Se lo magna. Ecco com'è che siamo diventati la Risen. Stavamo morendo, anziché ucciderci ci ha mangiato il cuore. Da questo momento in poi tu sei la Risen con tutto quello che ne consegue. Ecco che abbiamo appena sbloccato il ricordo di come siamo diventati la Risen.
Can you hear me, sir? Riesci a sentirmi, sir? Resisti. Beh, tanto sir non mi pare, però vabbè. Grazie mille, Rogerson. Da quel pochissimo che ho visto concordo pienamente. Grazie di cuore. Bene, raga, siamo stati salvati dallo stesso personaggio che abbiamo visto nel nostro ricordo. Possibilmente è stata lei a trovare noi. Eccola. Thank goodness. Grazie al cielo, come ti senti? Ulrika si chiama. Questa è la seconda volta che mi prendo cura di te, non è così? Eh sì, ragazzi, la prima volta quando ci ha trasformato in Arisen il drago. Ti prego, non ringraziarmi, mi sembra il minimo aiutarti a mia volta. Dopotutto è grazie al tuo coraggio che sono ancora viva. Se non ti fossi frapposta tra me e il drago... So che hai sofferto molto, avevi delle ferite orrende, non sentivo il tuo battito. È un miracolo che tu sia ancora in vita. Pare io sia diventata una Arisen. Arisen, temo di non capire cosa intendi. Ha qualcosa a che vedere col motivo per cui ti hanno portata al castello? Hanno detto che era per curare le tue ferite, però temo che tu non rammenti nemmeno questo, vero? Eh sì. Sono della guardia di confine. Una persona con abilità simili a quelle della Arisen e una pedina al seguito è venuta in questo villaggio. Ne sapete qualcosa? Sta cercando te? Allora dobbiamo già separarci. Magari verrai a trovarmi di nuovo un giorno. Fino ad allora abbi cura di te. Arisen. Ah, excellent. Ottimo, dovete essere chi cerco. Corrispondete alla descrizione dei miei soldati. Sono lieto di avervi trovata. Il monarca di Vermann, attualmente in convalescenza nella capitale, è divenuto Arisen proprio qui, in questo villaggio. Se affermate lo stesso, allora bisogna riferirlo alla corte. Ho inviato una missiva prima di venire qui. Ma dubito che la questione possa essere risolta senza la vostra presenza. Vi dispiacerebbe accompagnarmi alla capitale? Se siete in vero l'Arisen, vi accoglieranno a braccia aperte. Perdonate, ho sprappagliato i miei soldati nel tentativo di trovarvi. Non posso partire senza di loro. Dovremmo aspettare che tornino. A pensarci, anche Sir Lannar stava chiedendo di voi. Magari adesso è un buon momento per parlare con lui. L'ultima volta che l'ho visto era alla locanda a bere. Parla con Lennart. Vabbè, la locanda è qui, non mi costa niente entrarci. Dovete entrare in erboristeria, perdonatemi se vi ero di intralcio. Non mi sono persa, non dovete preoccuparvi per me. Sono un aspirante erborista, sapete, la mia famiglia gestisce una piccola bottega a Vanworth. Quando ho saputo di una medicina che può essere trovata solo in questo villaggio, ho pensato di venire a prenderne un po' per noi. Ho fatto tutto il viaggio da sola, ci credete? Ma vedete, non sono stata molto fortunata, non ho abbastanza oro per comprarla. Sarebbe un peccato tornare a mani vuote dopo aver fatto tutta questa strada, ma cos'altro potrei fare? Offriamole il nostro aiuto. Va bene. Sembra che sia meno sfortunata di quanto pensassi. Aspetterò il tuo ritorno proprio qui. Grazie di cuore per la vostra generosità. Va bene, questa non è urgente come missione. Intanto entriamo alla locanda. Oh, bene. Salve, sei tu che hai salvato la vita di Ulrika, vero? Mi ha raccontato tutto, è stato un gesto molto coraggioso. Ti sono debitore, Ulrika è come una figlia per me. Prendi, consideralo un umile segno della mia gratitudine. Dimmi, fai già parte di una gilda? Forse lo sai già, ma iscriversi a una gilda consente di accedere a un addestramento specializzato, il che è molto utile quando ci si dedica a una classe. Così non va, ti basta parlare con il locandiere per registrarti. Vai, ci vorrà solo un minuto. Se c'è qualcosa che desideri sapere sulle classi, forse potrò esserti utile. Chiedi dei maghi. È una classe per coloro che desiderano padroneggiare le arti mistiche, la magia. I maghi possono lanciare incantesimi offensivi e offrire supporto agli alleati. Tuttavia, più potente è l'incantesimo, più tempo occorre per lanciarlo. Pertanto, un mago non può resistere a lungo sul campo di battaglia senza alleati a proteggerlo. Esatto, ragazzi, per me che sono maga era fondamentale avere un ottimo supporto, quindi sono contenta di aver fatto la mia pedina guerriero, così combatte magari corpo a corpo. E tutto l'aiuto delle vostre pedine sarà super utile per me, quindi già grazie a Kane per avermi fatto reclutare la sua pedina, molto utile. Perché cura, quindi molto molto utile. Va bene, non mi serve sapere altro al momento. Perché so già ovviamente che voglio farmi mago. L'abilità del maestro di ciascuna classe è la più forte in assoluto che si possa imparare. Per farlo dovrei leggere un tomo speciale, che potrei ricevere se le tue abilità convincono il maestro. Tuttavia il vero potenziale dell'abilità si manifesta soltanto a coloro il cui rango di classe è abbastanza alto. Grazie mille Rogerson, grazie mille per esserti abbonato al canale, grazie di cuore per il supporto. Benvenuto ovviamente nella nostra community.
Allora, parliamo anche con lui, vediamo se mi fa iscrivere. Ti serve qualcosa? Gilda delle classi. Impara e assegna abilità. Oh, raga. Bene, proprio qui volevo arrivare. Tutte le procedure riguardanti le classi possono essere svolte presso le sedi della Gilda. Ragazzi, quindi si può cambiare classe. Se vi fate mago e improvvisamente non vi piace più, sappiate che potete cambiare. Ok, dobbiamo assegnare i punti classe. Ogni classe è caratterizzata da diverse abilità che puoi imparare man mano che sali di rango. Imparare abilità richiede punti classe, puoi usare le abilità di classe non appena le impari, mentre per poter usare le abilità arma dovrai prima equipaggiare quella corrispondente. Le capacità sono abilità speciali che possono essere equipaggiate a prescindere dalla classe corrente, puoi sbloccarle spendendo dei punti classe, saranno sempre attive. Il massimo di capacità è 6, le capacità disponibili aumenteranno via via che sali di rango. Ok, bene, io ho in questo momento fiammata e posso, ecco, con L1 più quadrato io faccio partire la fiamma. Posso sbloccare altre 3 magie e utilizzarle al posto di fiammata. Vuoi equipaggiare? Sì, al posto di triangolo. Bene. Poi volevo anche guardare Regal. Colpo dello sguardo, fendente aereo, adunata dello scudo. Colpo potente che fa perdere... ci sta. Diamoglielo. Sì. Ok, vera deviazione, sbalzo del cinghiale, traccia un arco verso l'alto con la spada, scaglia in aria i nemici più leggeri. Ragazzi, a me piacciono tantissimo le sue, sinceramente. Io gliele faccio imparare il più possibile, onestamente. Palladium. Blocca gli attacchi. Ma può essere utile, è tipo una difesa, raga. Senti, io gliele faccio imparare. Non credo che al momento abbiamo dei limiti, quindi perché no? Perché non fargliele imparare, onestamente? Ma è possibile che costa così tanto? 1500, raga. Always a pleasure. Ragazzi all'ascolto, chi di voi ha giocato già il titolo? Devo per forza spendere monete per salvare. Mi sembra una cosa assurda, onestamente. Bellissimo, raghi. Dove risiedono i sovrani. Entra nella capitale e dimostra di essere la Risen. Perché ovviamente l'altro tipo ci ha detto che già una Risen si è presentato. Quindi dovremo dimostrare di esserlo noi. Vabbè. Abbiamo parlato col tipo, possiamo uscire da qua, credo. O devo riparlargli, vediamo. No, questo l'abbiamo già fatto, quindi no. Io mi sono iscritta alla Gilda, però. Vediamo se usciamo, che succede. Ecco. Vieni con me all'ingresso del villaggio, il capo delle guardie ti sta aspettando. Parla con Gregor. E fammi strada. Devo andare io. Appena arrivi in città fai la quest per la casa, le locande costano molto. Eh sì, ho notato. Sei tu? Sì. Siete di ritorno, ottimo tempismo, ho delle domande per voi. Per prima cosa mi accompagnerete alla capitale? Vi ringrazio, siete pronta per partire o avete bisogno di più tempo? Ho bisogno di tempo. È un po' macchinoso, questo lo percepisco da sola. Non so se arrivando alla capitale mi fa comprare la casa, come mi stavi dicendo tu, Kane. La quest per la casa. Quanto è lontana questa quest? Intanto l'erborista forse è qui, raga. Me ne stavo andando, ma la missione con la bimba la possiamo fare adesso. Sì, lo posso costruire anche io, la costituente di frutta. Non so come si faccia, però. Combina? No, fa l'infuso medicinale. Come lo faccio il costituente? Non lo so. Questo è tipo quando moriamo. Ricostituente di frutta, ragazzi, fatto. Andiamolo a portare alla bambina. Quindi non c'era bisogno di comprarlo. Meno male che l'ho fatto subito. A questo punto lo diamo alla bambina e andiamo alla capitale. Se non c'è altro da fare. Ecco la bimba. Mi avete preso del ricostituente? Certo che sì. Tieni.
Quindi è così che è fatto, meraviglioso, grazie mille. Non ho molto da offrirvi in cambio, ma mi assicurerò di raccontare a mio nonno quello che avete fatto per noi. Ottimo, raga, ottimo. Ragazzi, a questo punto andiamo alla capitale, visto che la secondaria con la bimba era qui. Quindi andiamo alla capitale a questo punto. Anche perché finora tutte le secondarie che ci sono capitate in automatico. Sono pronta, andiamo allora, dai. Magari mi fa salvare. Mettiamoci in cammino. Accompagna Gregor alla capitale. Vabbè, stiamo arrivando, raga, non era così lontano. Sicuramente c'è un modo per salvare adesso, Eccoci. Aspettate qui un momento, vado a dire di aprire il cancello. Chi avete lì con voi, signore? La Risen, almeno così pare. La Risen, un altro impostore, volete dire? Vedo che neanche l'ascesa del sovrano ha posto fine alle recite di questi ciarlatani. Non c'è chiaro, questa persona sa comandare le pedine. Come? Impossibile, sapete bene che ci può essere un solo Risen. E ora si trova a palazzo. Sono perfettamente consapevole di quanto sia assurda l'idea, tuttavia non credo sia mio compito pronunciarmi su una tale questione. Perciò farò rapporto alla capitale. Se dice il falso, saremo ricompensati per il nostro disturbo. Se invece dice il vero, chi può dirlo? Eh sì, ragazzi, le pedine intanto le comandiamo noi, quindi... Tutto sistemato, venite, attraversiamo le porte. Scommetto che la nostra allegra combriccola sarà in grado di gestire qualsiasi cosa accada. È arrivato il momento di andare, posto di blocco. Quella stradina ci andrò, ragazzi, appena posso lì. Intanto seguiamo la missione. Ci sarebbe dovuto essere un carro ad aspettarci, ma non lo vedo da nessuna parte. Deve essergli caduto qualcosa, faremo meglio a metterci in marcia. Sembrava fossimo arrivati alla capitale, invece ancora no. Le quest le trovi randomicamente. Ce n'è una particolare che spawna solo se la trovi. Il luogo è vicino al campo di confine. Diciamo che con questi giochi preferisco godermeli. Cioè, le cose che mi capiteranno, mi capiteranno. Quelle che non mi capiteranno, scusate il giro di parole, ma è giusto che non mi capitino. Non ci sono andata. Quindi a me piace questo mood, onestamente. State tutti bene? Una bella frana. Lì c'è un'arciera, vediamo se si aggiunge alla squadra. Ci sono ancora altri segni del passaggio del drago. La sua furia deve aver indebolito la terra qui intorno. Ciao, cara arciera, ti vuoi unire a noi? No, non si vuole unire, ragazzi. Ognuno deve essere libero di fare le sue scelte. Qui come si fa? Siamo in trappola, direi di sì. Ecco. Attenzione, me lo aspettavo, raga. Me lo aspettavo. Che vi ho detto che questo gioco trasuda fantasy. Ovviamente non può mancare il troll. Anthony si chiama, raga. Il signor Anthony. Un ciclope, io l'ho chiamato troll, vabbè. Fa niente, ci lancia pure il bastone. Ma che modi sono? Guarda come ce l'ha con me! No! Bene. Lo bruciamo anche, capite? Grazie. Forza, vediamo di fargli un po' male stavolta. Vai con folgore. Vai, usalo di nuovo. Vai. Dai che è morto. Ottimo. Sembra che abbiamo fatto arrabbiare il nemico. Si è ancora vita praticamente. Perché non usiamo la rabbia a suo vantaggio? Se vogliamo avere una qualche speranza di vincere, dovremo usare ogni strumento a nostra disposizione. È possibile anche afferrare un nemico toccandolo mentre si tiene premuto R2. Ah, una volta afferrato puoi spingerlo e tirarlo per attirare la sua attenzione su di te o per fargli perdere l'equilibrio. Ah, proviamo. Bah, non lo so, mi convince. Non gli fa niente, raga.
non mi ha convinto questa cosa. Diamogli fuoco, va. Ma non ho capito come afferrarlo, onestamente. Dai, ve l'ho detto, avrò un modo di capirle piano piano queste cose. Sì, non è assolutamente, non è scontato il combattimento, va studiato. Io sto continuando a usare il fulmine perché è in acqua. Quindi mi viene da pensare che sia la scelta migliore. Dobbiamo ritirarci, c'è la corrente, no! Attenzione, era voluta la cosa. Pare che il mio giudizio su di voi fosse affrettato. Pensavo fosse l'ennesimo falso Arisen. Solo il cielo sa quanti ne abbiamo visti negli anni. Tuttavia il valore che avete dimostrato venendo in nostro aiuto ha fatto sparire ogni mio dubbio. Vi prego, prendete questo in segno della mia fiducia. Consegnatelo a una delle sentinelle alle porte della capitale e vi concederanno un'udienza col capitano Brandt. Potete raggiungere la capitale senza di noi. Non ho motivo di tenervi costantemente d'occhio. Sono sicuro che anche voi ne sarete felice. Ovviamente se volete proseguire insieme a noi saremo lieti di farvi posto sul carro. Ma sì, ma certo, andiamo insieme, ormai abbiamo fatto tutto il viaggio insieme. Procedi verso Vermont. Sì, ma io volevo saccheggiare il ciclope. Non c'è più manco il corpo, raga. Benissimo, andiamo. Ah, è qua il ciclope, c'è Kata che non sono altro. Esamina osso compatto, occhio deforme. My heart is fit to burst. Non mi fa raccogliere altro. Va bene. Povero ciclope, mi dispiace. Dove si va? Vai fino alla capitale. Quindi di qua. Ah. Ecco, volete unirvi a noi? Ma certo, seguili fino alla capitale, partiamo. Perché dovrei andare da sola quando ho il passaggio? Ragazzi, vi ricordo che io gioco fortemente il roleplay quando mi è possibile, eh? Cioè, raga, devo letteralmente starmene qua seduta buona. Non lo fa il viaggio veloce? Sonnecchia, ecco, sembrava strano. Goblin? Ecco, la sfortuna ci perseguita. Abbiamo nuovamente bisogno del vostro aiuto. Sì, subito. Alzati. Aiutiamoli immediatamente. Subito, folgore, vai, non so perdere tempo. Che bella, di nuovo. Morti. Non ho capito, vedi, perché alcuni non me li fa lottare. Sembra che li abbiamo fatti scappare. Vi ringrazio per averci aiutati. Vanworth non è lontana. Venite a noi per il resto del viaggio? Sì, ragazzi, stiamo andando insieme. Me lo chiede ogni volta? Vabbè. Forza che devo anche sonnecchiare io. Appena mi spunta. La mattina seguente. Oh, raga, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Qua volevo arrivare stasera. Ecco, le mie 2 ore di live sono valse, raga. Sono valse a questo. Siamo arrivati a Vanworth. Volevo questo, raga, perché ho fatto giusto un paio di secondarie, ma non volevo lasciarvi solo con le secondarie. Volevo almeno arrivare alla capitale, quindi eccoci qui. Quello che abbiamo visto all'inizio annunciare l'avvento del nuovo re.
Mi avevano informato del vostro arrivo, Arisen. Capitano Brandt, questa persona ha evocato una pedina tramite una faglia. Ci sono diversi testimoni che lo confermano. Ammetto di aver avuto i miei dubbi all'inizio, ma sembra che stavolta non si tratti di un impostore. È a posto, ci ha salvato la vita lungo la strada. Come decretato dalla grande volontà di questo mondo, non ci può essere che un solo Arisen. Questo Arisen risiede ora nel palazzo. Non vi è dubbio che sia il nostro sovrano e legittimo monarca di Vermont. Di conseguenza, la furfante di fronte a noi non è altro che un impostore. Vi sottoperremo a un interrogatorio. Se tenete alla vita, vi consiglio di non tentare di fuggire. Fate, perché tanto io sono nel giusto. Terrò io l'interrogatorio, siete di guardia. Vediamo un po' che domande ci fa. Chiedo perdono per la mia insolenza, vostra maestà. Se la reggente sapesse della vostra esistenza, temo che la vostra vita sarebbe in pericolo. No, ci proteggono quindi di nascosto. Ci crede. Non ho avuto altra scelta che trattarvi come un impostore, così che le mie azioni non destassero sospetti. Diciamo, io non capisco. Quindi avete davvero perso la memoria. In tal caso è bene che vi spieghi la situazione prima che procediamo. Voi e solo voi siete la sovrana, l'unica legittima monarca di questo regno. Alcuni giorni fa avete affrontato il drago al villaggio di Melb, diventando così la Risen. Quindi, ragazzi, è freschissima la cosa. Cioè, qualche giorno fa il drago ha attaccato Melb e ci ha reso la Risen. E poi ci ha fatto subito perdere la memoria. Bene. Gli abitanti erano in estasi, poiché finalmente avremmo avuto un vero sovrano a guidarci, ponendo fine alla lunga era dei governatori di Vermont. Tuttavia non tutti hanno celebrato il vostro arrivo. Palazzo di Wentworth qualche mese prima. Il vostro arrivo avrebbe lasciato la reggente Disa senza nulla. Da quando il governatore precedente era in vita, si comporta come una regina a pieno titolo, governando il palazzo come le pare e piace. E proprio quando il governatore è venuto a mancare, quando era certa che suo figlio avrebbe preso il posto del padre. Al castello è giunta voce che avessero trovato la Risen. Per Disa, la vostra esistenza rappresenta una minaccia al proseguo della fortuna della sua famiglia. Eh sì, si era fatta il suo bel programmino qua, Disa, la governatrice. Assassinare la Risen è un'impresa impossibile per mani mortali. Quindi Disa ha scelto di rapire vostra maestà mentre guarivate dalle vostre ferite, derubarvi dei vostri ricordi con una maledizione e vendervi a Battle come schiava. Oh, raga, abbiamo il retroscena dell'inizio del gioco. Quindi all'inizio noi stiamo lavorando in prigione perché Disa ci ha rapiti mentre curavamo le nostre ferite, ci ha tolto i ricordi maledicendoci e ci ha buttato in quel posto a fare la schiava. Dopodiché ha preparato un sostituto che facesse da sovrano al vostro posto, un semplice burattino. Tuttavia, col ritorno di vostra maestà, non ho alcuna intenzione di starmene con le mani in mano, mentre Disa fa quel che le pare. Penserò ad alcuni piani per portare avanti la nostra causa. Vi prego di farmi visita alla taverna di notte, così che ne possiamo discutere. Ottimo. Questa persona è libera da ogni sospetto, ha il mio permesso di rimanere nella capitale. Non diamole ulteriore disturbo, ci siamo capiti? Oh, raga, ha pure salvato, io mi fido stavolta. Ha fatto il salvataggio proprio in alto a destra a forma di cerchio. Quindi, raga, io mi fermerei qui. Siamo arrivati alla capitale, direi che è un buon traguardo. Ragazzi, io vi ringrazio tanto per avermi seguito stasera. Ovviamente vi ricordo che le live, ripeto, sono i giorni dispari alle ore 22. In questo momento abbiamo la nostra super pedina guerriero, in più la pedina che ci ha fornito il nostro Kane, che ringrazio. Quindi abbiamo me, che sono maga, la maga di Kane, e la nostra pedina che ho chiamato Regal, che mi fa da guerriero. Quindi, ragazzi, se volete contribuire al mio gruppo, proponetemi le vostre pedine. A me servirebbe o un arciere o un ladro, quindi fatemi sapere. Basta, detto ciò, io vi saluto da qui, piano piano ci prenderemo sicuramente la mano, sono contenta che le secondarie appaiano durante la nostra avventura, quindi è tutto molto bello, molto fluido, come vi dico sempre io, gioco il roleplay, quindi tutto quello che mi capita davanti lo faccio sul momento, perché se mi chiede aiuto il tizio rapito dalle arpie in questo momento è ovvio che ci devi andare subito altrimenti muore, quindi giocheremo il titolo con questo mood, ecco. Quindi assolutamente non sono una completista, non lo voglio completare al 100% con ogni forziere, ogni pianta, ogni pozione, no, però voglio godermelo in totale roleplay. Quindi siateci, spero che faccia piacere anche a voi seguirmi in questa avventura. Io sono molto emozionata, non vedevo l'ora di cominciare Dragon's Dogma 2, ha tantissimo di Dragon's Dogma 1, veramente tanto, quindi io non potrei che esserne contenta, quindi
Spero che vi piacerà vivere questa avventura insieme. Vi ringrazio tantissimo a voi per la compagnia, grazie a te Kane per le bellissime parole di stasera, grazie anche a Rogerson per la nuova iscrizione, benvenuto sul canale, grazie mille per l'abbonamento col Prime, insomma con Amazon Prime. E ovviamente chiunque di voi mi voglia supportare, vi ricordo che se avete Amazon Prime vi viene totalmente gratuito, quindi abbonatevi al canale, c'è il tasto abbonati insieme al tasto segui. E dovete cliccare abbonati con Prime, vi viene totalmente gratis, invece a me date un enorme contributo, quindi grazie mille per chi già lo fa, un bacione grandissimo, vi auguro una buona notte, vi ringrazio ovviamente per essere passati, noi ci vediamo prestissimo, domani con un nuovo video su YouTube, state attenti, rimanete sintonizzati, e venerdì sempre qui alle ore 22 su Twitch per continuare insieme questa meravigliosa avventura, ragazzi, non vedo l'ora che sia venerdì sera, raga, mi sa che le live dureranno 2 ore. Devo andare avanti, mi viene troppa voglia di giocare a questo gioco. Adesso sarà difficile fino a venerdì non toccarlo. Ammetto questa cosa. Meno male che sono super impegnata e non ho più tempo per giocare. Quindi devo per forza aspettare le live. Però ve lo giuro, sono troppo contenta di aver preso il gioco. Troppissimo. Quindi spero, insomma, piaccia anche a voi. Bacioni, basta, me ne vado, ho chiacchierato abbastanza. L'euforia del momento. Buonanotte a tutti e alla prossima.